Quel giorno prendo un taxi, salgo a bordo e parto dritto e deciso ed emozionato per casa Modugno. Via, siamo a Roma. Un istante dopo mi accorgo che il tassista mi fissa dallo specchietto retrovisore, così mi fissa, mi guarda, e poi a un certo punto mi dice: senti Fiore, ma ho letto da qualche parte che te fanno fa Modugno, te posso dare un consiglio? Lascia perdere, è troppo difficile, te fanno un culo così. Grazie, grazie. Molto gentile, ci voleva proprio una bella pacca sulla spalla quel giorno prima di entrare a casa Modugno, a casa tua, Mimmo. Sì, ma quando arrivo la signora mi accoglie con un sorriso radioso e un abbraccio indimenticabile e mi fa entrare in casa. Mimmo, sto a casa tua, sì. Io mi sento come un ragazzino che va all'esame di maturità, tutto accaldato, sudato, con le gambe che mi tremavano, sì. Però faccio una cosa un po' particolare. Appena arrivato decido di fare una cosa come per voler sbagliare apposta, scientificamente, proprio per liberarmi da quelle grandi paure, da quella grande responsabilità, piccirillo. E allora mostro alla signora Modugno un video in bianco e nero sul telefonino di Mimmo che canta Vecchio Fracca. E le chiedo: signora, potrebbe dirmi qui dov'era Mimmo, così, perché sto cercando di capire un po' di cose, per capire se posso, insomma. Lei lo guarda ma non mi risponde. E io sto lì tutto emozionato, insisto: signora, guardi bene, ma peraltro non c'è niente che non va in questo video, o nota qualcosa, ma lei non mi risponde, attratta da quel video di Mimmo che canta Vecchio Fracco, ovviamente. Io mi sento, come dire, le ginocchia tremare, ma forte dall'emozione, e insisto: signora, guardi bene, ascolti attentamente, non c'è proprio niente che non va. Niente, lei non mi risponde. A quel punto le dico: signora, scusi, no, guardi, le dico una cosa, quella lì non è la voce di Mimmo, è la mia. Ero stato tutta la notte al computer a sostituire la voce di Mimmo la mia, ma così per capire, sì. E lei mi dice: lo so, ma hai fatto come faceva lui, ci hai messo il cuore dentro. In quel preciso istante le mie ginocchia smettono di tremare. È stato come ricevere una benedizione. Sì, bellissimo, indimenticabile. E poi ad un tratto la signora Franca sparisce, va via da un'altra parte della casa e io rimango da solo. Rimango da solo in un salone grandissimo, bellissimo, stupendo. Mimmo, io sto a casa tua da solo. Sì, mi guardo intorno e noto subito una chitarra stupenda appoggiata su un divano. Bellissima la tua, Mimmo. E poi proprio lì, sulla mia destra, c'è la custodia di una chitarra, tutta in cuoio, vissuta, bellissima. E poi proprio qui, su questo mobiletto, ci sono tanti premi e molti riconoscimenti per te, Mimmo, ma uno soltanto attira la mia attenzione. Mi avvicino, leggo: 1959 Grammy Awards. Il Grammy. Il premio musicale più importante di tutti i tempi, sì, ma quello era il primo in assoluto, perché quel grande premio musicale è stato istituito per lui e un'altra grande signora della musica di tutti i tempi, Ella Fitzgerald. Ah, ecco la signora Franca che torna, eccola qua. Torna e porta tra le braccia qualcosa che sembrano essere delle camicie, non so. Poi mi sembra di vedere un cappotto, qualcosa, una giacca. Ah, sì, ecco, c'è una giacca che mi sembra azzurra, celeste. Ah, no. Carta da zucchero. Ma, signora, scusi, ma questa qui è la giacca di Sanremo? Sì, mi dice. Questa giacca ha vinto un Sanremo nel 1959. E poi mi dice: provala.
le maniche erano perfette. Mille violini suonati dal vento. Mi stava a pennello tutti i colori dell'arcobaleno. Anche le spalle erano perfette. Vanno a fermare una pioggia d'argento. Non mi stava né larga né stretta, sembrava fatta su misura per me. Ma piove, piove, piove sul nostro amore. Piccirino, puoi smettere di avere paura, sì. Il viaggio comincia. L'avventura di raccontare te, Mimmo. Ciao, ciao, bambina. Un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa. C'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? È pioggia o pianto? Dimmi cos'è. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore. Ai, dai, 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 dai. Mimmo, Mimmo, tu per me non sei stato soltanto una storia da raccontare, un personaggio da interpretare in un film o una giacca da indossare, no, tu per me sei stato molto di più. Mimmo, tu stasera mi hai regalato il sogno di ritrovare mio padre. Tu stasera mi hai regalato il sogno di ritrovare quel bambino che non parlava mai con nessuno e si vergognava sempre davanti a tutto e a tutti. E stasera siamo qui. Io, mio padre e tu. Ciao.